Ciao a tutti amiche e amici, finalmente ci vediamo. Non ci fate caso, sono orribile. Fa caldo, come al solito. Fa caldo, non se ne può più. Allora, niente, oggi finalmente faccio il mio video, quello dei decori della settimana, che ho saltato l'altra settimana per ovvi motivi che dopo vi spiego. Niente, è un po' più chiacchiereccio questo video, spero che vi piaccia. Comunque dai, fatemelo sapere, dopo ne parliamo. Iniziamo subito con i nostri decori della settimana dopo. Eccoci qua. Allora, questa settimana volevo fare un video un po' particolare, nel senso che lo faccio molto silenzioso con la musichetta e so che piace questo. Ma questa settimana volevo farlo un po' diversamente perché tanto che non ci vediamo e quindi volevo un po' chiacchierare con voi nel frattempo che facevo i miei le mie decorazioni. Intanto mi sono arrivati questi stickers che ho preso da Amazon, il solito ordine che mi sta arrivando man mano da diversi venditori che vi spiegavo nell'altro video, che mi auto frego da sola con le spedizioni, quindi sono molto carini, sono vintage come piace a me, ci sono letterine, vari simboletti, anche così clip, questi sono tipo washi, però uno li può spezzare anche a seconda di come servono, le etichette, simboletti, sempre vintage, guardate che carine questi qui, che sono dei tab praticamente, si possono evidenziare delle pagine, sono delle clip, sono doppi, i francobolli bellissimi che io faticherò tantissimo ad usare, non so se li userò, vorrei prima fargli una fotocopia, quindi volevo fare le pagine con voi in questo modo, utilizzando anche, io utilizzare queste cose qua, anche un po' di riciclo creativo, quindi ci sono questi bellissimi fazzolettini che erano della Lidl, che avevo preso apposta, che ho visto queste fantasie bellissime, quindi allora adesso vado a prenderne qualche love. Nel frattempo c'è mio marito che sta portando il cagnolino a farsi una passeggiata, perché se riesco di oggi già pubblico, perché di domenica mi piace far uscire di domenica questo video decorazione plan with me. E quindi lo sto facendo e spero di, perché tra l'altro l'altra cosa che chi mi segue anche su Instagram e su Facebook sa, perché ho martellato parecchio, che ho avuto problemi con la connessione con la precedente compagnia di internet, c'è stato una tromba d'aria con il maltempo che ha fatto circa 2-3 settimane fa, gli è caduta una rete del loro impianto e non sono più riusciti a ristabilire la connessione. L'antennista è venuto e ha ammesso per fortuna che era impraticabile ristabilire la connessione al momento e per molto tempo, quindi mi ha consigliato anche lui di togliere l'antenna, figuratevi. Quindi io ho chiamato poi... Ehi là, Leo! Ho chiamato poi Eolo, che è l'altra compagnia che in questo paesino funziona bene. Guardate che carini! E quindi ne metterò qualcuno in qualche pagina, non tutti, perché sono un po' troppo ripetitivo. L'altra cosa che mi è arrivata da Amazon, sempre da venditori diversi, sono questi washi, che io adesso qua ho tenuto nella bustina perché non ci stanno più, io ho bisogno della mia postazione adesso, poi quando siamo quasi al buono, è l'altra cosa di cui vi volevo parlare, siamo quasi al buono, mancano i pavimenti delle stanze, poi
E poi si comincerà, tra l'altro, datemi dei consigli, magari anche su Instagram, adesso non so, forse su Facebook è più facile, se mi mandate le foto delle vostre postazioni sarebbe fantastico per me, perché ho bisogno di idee adesso. La mia idea sarebbe quella lì di farmi completamente la postazione da sola, con magari i mobiletti, gli scaffali d'IKEA. Però se avete delle idee anche proprio a riguardo, che magari la vostra postazione è fatta in questo modo, mandatemi delle idee, perché io ne ho tanto bisogno. Quindi mi è arrivato questo washi, l'altro non è che sembra tanto quello dei cinesi, i cinesini, perché guardate se non è uguale. Me ne è caduto uno, vabbè, non fa niente. Ok, quindi ho scelto questa fantasia qua, che sono quelli lucidi, non è carta, sono quelli lì proprio in plastica. In plastica, non so come si chiamano, forse sono i veri washi, questi veri washi, nel senso che sono quelli plastificati. Quindi volevo fare un po' di bordini e quindi andrei avanti veloce su alcuni punti, se no diventa anche un po' noioso. Anzi, prima vi dico che ho deciso per il prossimo anno di, forse avete notato che i miei nuovi inserti che ho fatto per il journal o per altre cose, che non li faccio più stondati gli angoli, perfino il Midori del giveaway e quelli che mi farò poi in futuro li farò senza stondare gli angoli, perché li sto preferendo perché alla fine quando metti dei washi o immagini, qualsiasi cosa che va sul bordo lo devi poi ristondare e non mi piace, preferisco proprio che buon che sia ad angolo retto la pagina. Magari poi cambierò di nuovo idea, comunque va bene, niente di importante, possiamo andare avanti veloce. Tra l'altro l'altra settimana, vedete qua, c'è già un evento, diciamo che mi sono scritta qualcosa che succederà proprio a una ragazza qui che è su YouTube, Nail Art Franci, che siamo diventate amiche, stiamo diventando amiche, ci sentiamo anche in privato. E lei verrà operata, subirà un intervento al naso proprio questa settimana, quindi mi faceva piacere segnarmelo in modo poi da ricordarmi e chiederle com'è andato l'intervento, semmai, no? Perché sennò con la testa che mi ritrovo, non perché non abbia pensieri per le persone, ma perché purtroppo quando si è in barca con certi tipi di lavori ti passa dalla mente qualsiasi cosa. E allora così ho deciso di fare questa pagina questa settimana tutta sulle tonalità del rosa, perché mi piace un sacco, voglia di rosa, questi washi luccicosi, nel senso di, come ho già detto, che sono plastificati. Mi piaceva tantissimo l'effetto, mi piacciono tanto anche quelli di carta, qua mi sono segnata già, c'è un evento, la scadenza del giveaway, che poi sapete che estrarrò live il 17, perché lo volevo fare di lunedì, perché magari tanti il weekend non possono certo ricordarsi di un giveaway, di un'estrazione. In ogni caso, se anche lunedì poteste partecipare alla live che farò alle ore 20, non c'è problema. L'importante è che io estragga in modo live, ci tenevo questa cosa. Poi anche se viene, lo si guarda in un altro momento, rimane, non è che va via. Quindi mi piaceva questa cosa. Ok. Perfetto.
punto andiamo a togliere i famosi eccessi dell'angolo. Qua sono stata come al solito imprecisa, ma c'è l'angolo da tagliare. Sì. Eccoci qua. Ah, qua me lo sono dimenticato. Che brava! E mettiamolo anche qua. Comunque, quello che volevo... Mamma mia, ho tranciato la pagina. Quello che mi piaceva dire che ultimamente, avendo creato comunque l'account dedicato, mi sono fatta un account di Facebook tutto completamente dedicato alla mia passione per la cartoleria. Quindi ho chiesto tutte amicizie mirate. Anche perché poi preferisco proprio dividere le cose, perché avendo parenti, colleghi sul mio account, quello che non uso mai, quello principale, cioè quello col mio nome, certe persone mica le capiscono queste passioni qua. Allora, questo qua è il giveaway di Sabrina Niles. Ciao tesoro, ciao Sabrina. E quindi volevo utilizzarlo perché secondo me come colori ci sta. Allora volevo fare un po' di... sta colla è orribile, purtroppo. Volevo fare così un po' di colori, toni così del lilla. Sì, non è la sua posizione giusta, ma non ci interessa, mi piace. E così dicevo che appunto mi sono fatta questo account. Ma l'avessi fatto prima, ma quanto è bello! Cioè, proprio ho stretto delle amicizie proprio con Artemente, questa persona stupenda. Sento proprio quando lei interagisce con me, io sento affetto proprio, mi piace tantissimo. Anna Maria, ciao, ti saluto, ti mando un bacione. Poi ho l'onore di avere tra i miei partecipanti al giveaway Kika 73, Erika, che saluto tantissimo. Ciao Erika, che la seguo da tantissimo tempo, la seguo. Adesso anche lei, se avrà voglia, seguirà me, se le interessa, perché adesso non so se lei è proprio così patita per Midori, non Midori. Sì, le piacciono sicuramente, perché ne ha e ne ha fatti, però non so se è così maniaca della decorazione come me, deve anche interessare. Quindi vado avanti con la mia decorazione tutta a post-it. Mi piacciono tantissimo queste fantasie, le trovo romantiche proprio, e quindi le volevo proprio vedere. Questa qua soprattutto, ne ho messe tante di queste, si vede che mi piace. Spero di non far pasticci con sto come si chiama qua, Prit, sottospecie di Prit, perché rimanta la colla al di fuori. E infatti adesso devo andare a prendere uno straccetto. Ci qua ho dovuto dare una pulita, perché spero che non appiccicherà un po' adesso. Allora, mi piace molto, mi piace molto questo qua con la libellula. Quindi, siccome io al fondo della pagina segno sempre qualcosa che riguarda YouTube, i miei iscritti nuovi, le visualizzazioni, così tengo un po' conto nei giorni dei progressi del canale, a cui tengo tantissimo. E non so, per chi mi segue sa che è stato l'ho detto anche magari facendo un video tag, che l'ho dedicato proprio a questo canale, è stato aperto e dedicato alla mia cagnolina
sarete stanchi di sentirlo dire, alla mia cagnolina Vicky che è volata sul ponte il primo di febbraio. Il 2 febbraio faceva il compleanno, faceva 14 anni, avrebbe fatto, e invece è volata sul ponte, ahimè. Allora, io tendo sempre a risparmiare, quindi l'ho diviso in due, tanto è decorato, non abbina un granché con quello che ho messo sopra, ma va benissimo. Mi pulisco le mani perché sono tutta appiccicata. Allora, lo mettiamo su tutti, sì. Prendo quest'altra fantasia, la divido anche questa, che va benissimo. Divisa. Poi fatemi sapere magari se preferite che sto zitta e vi guardate solo le immagini della decorazione, se voi lo preferite. Io adesso tanto non è che lo voglio fare sempre così video, perché non sempre ho cose da dire, quindi, però se fatemi sapere le vostre preferenze, in fondo siamo una community, ed è anche giusto interagire per sapere i vostri gusti per quanto riguarda questi tipo di video. Alterniamo un po', così mettiamo libellule e fantasie varie. A me piace farlo comunque con cioè che almeno la settimana sia tutta a tema uguale. Non, infatti, come ho già detto, è sicuramente più facile gestire magari la settimana su due pagine, o comunque sì, la settimana su due pagine, perché comunque basta, no, cioè non dico che basta, ci va fantasia anche lì, per carità, però è più bello, nel senso, a me piace, io preferisco la pagina, un giorno per pagina, perché scrivo tantissimo, faccio vedere alla veloce, cioè io scrivo proprio tanto, quindi ho bisogno di spazio, però ovviamente avete da guardare, da decorare, più bella la settimana, perché comunque si riescono a fare delle belle cosette e sono tutte visibili insieme. E invece così, vabbè, perde un po', però mi piace che abbia, che le pagine siano tutte coordinate. So che può sembrare noioso magari fare su tutte le pagine la stessa identica cosa, come magari qua il disegno è tutto sempre uguale, no? Nel senso, pagina disegno per tutta la settimana, ma a me piace proprio così, quindi Allora qua adesso c'è solo più la domenica, e quindi taglio solo il pezzo che mi serve, e questo lo userò un'altra volta. E quindi oggi anche verrà, ci ha fatto praticamente l'inferriato il nostro amico, e probabilmente nel pomeriggio, adesso è quasi ora che vado a far da mangiare è mezzogiorno quasi, ci ha fatto questo inferriato il nostro amico, e quindi ce le verrà a montare quando può, nel senso, un po' di domenica, lo faremo di domenica, manca un inferriato, una finestra, infatti siamo un po' agitati perché è un paesino piccolo, ma sovente succede che entrano in casa i simpatici personaggi, che per fortuna non fanno grossi danni, no, però diciamo che l'emoji non è che ci sta tanto bene col tema che ho dato, così, ci sta meglio magari appunto una scritta love, che magari metterei sulla domenica, e come vi sembra l'idea dei fazzolettini? Sono una pazza.
Oh, ma scusate, però scusate, se io non vorrei dire, ma se fa lo stesso effetto di uno stickers? Adesso qua potevo anche tagliare un po' di più, eh? Perché no? Io vedo stickers ovunque. Mi dà tanto, poi quando li compro non li voglio usare. Ecco qua. Allora, una. Poi volendo si potrebbe appunto anche un po'. Questo è un vizio che mi sono presa dalle americane, di fare il bordino qualsiasi cosa. Ok, magari togliamo la colla, se no continuo a attaccarmelo al gomito. Allora, poi andiamo per ordine. Adesso potrei mettere, dunque, sul lunedì vedete, io, cioè, a me dispiace, beh, una rosellina qui spesso, è un po' spesso, sì. Poi metterei il giorno dell'operazione di Francesca, guarda, metterei una campanellina qua. Dire, ricordati. Oh, Madonna, ma però sono troppo belli, cioè io li userei più magari sti stickers così per fare delle copertine in modo che rimangano, però dai, cioè potevo fotocopiarli prima, eh? Vabbè, la chiave. Troppo belli. Sì, potevo fotocopiarli. Vabbè. Non vi martello più, non lo dico più. Ecco. La colla. Devo riprendermi la Prit classica perché è migliore, direi. Un orologino. Questo, siccome ero stata alta con scrivere scadenza giveaway, ci sta l'orologino, però ci sta, sì. E qui c'è già l'ho, però un fiocchettino mi piace metterglielo. Un fiocchettino qui, bello, sì, mi piace. Ok, io non ci metterei altro perché poi, come al solito, se no non ci sto più con le mie, i miei poemi giornalieri. Ok, non so se si vede bene da lì, quindi adesso eccoci qua, facciamo una ripresa così un po' più da vicino. La campanellina, l'operazione di Franci, messa sul mio planner. Qua la mia settimana, questo mese è fatta anche con stickers, incredibile, stickers veri. E poi anche questi post-it di Sabris, veramente. Tra l'altro, Sabrina, adesso poi ti sentirò anche in privato, ti chiederò: ma dove li prendi questi stickers, queste cose qua, sono troppo belle. Ed ecco qua, questa settimana l'ho decorata in questo modo, mi piace tantissimo. Devo dire che usare qualche volta anche qualcosa che non siano i miei disegnacci, le mie acquerellate senza senso, mi è piaciuto tantissimo. Quindi ci saranno tempi migliori, riuscirò ad avere un po' di sticker prima o poi. Per adesso va bene così.
Comunque qualcosina ce l'ho, dai. E poi tra l'altro voglio anche impegnarmi un po' con questo Pinterest che sento tanto, che invece io non ci riesco. Io quando vado a stampare sbaglio qualcosa perché non mi viene l'immagine ad alta definizione, mi viene sfocata, come si dice? E niente, quindi devo impegnarmi adesso che avrò la mia postazione, il mio computer comodo, la mia stampante comoda e magari la mia plastificatrice nuova, perché devo ricomprarla, che come sapete l'ho fusa. Quindi quando avrò tutte queste cose belle comode, io sicuramente farò delle decorazioni un po' più carine. Per adesso va bene così. Io vi ringrazio di avermi seguita come al solito. Vi ringrazio, grazie ai nuovi iscritti, ho già fatto i miei saluti, ho già detto alcune cose nel video, come se l'avete seguito. Niente, io sono contenta così, sono troppo contenta di queste nuove, tutte queste, di essere cresciuta un pochino come canale, sono già veramente felice. E niente, io adesso vi ringrazio, vi saluto, buon proseguimento di domenica, non so perché ora riuscirà a uscire questo video, perché sì, è vero, ho cambiato connessione, ho cambiato internet, ma mi sembra che in upload non è che sia tutta questa velocità. Ma va bene così, non ci lamentiamo. Basta. Vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video. Speriamo presto. Ciao. Buona domenica, buon proseguimento, un mondo di baci e positività. Ciao a tutti.